Le cose stanno andando bene, siamo state tra le prime regioni in Italia a ripartire senza alcun tipo di problema significativo, quindi dati monitorati costantemente all'interno dei tavoli prefettizi e con la nostra sala operativa. Ora c'è questa ulteriore variazione in merito alla capienza, o meglio in merito alla frequenza che dovrebbe stare al 100%. Noi ci stiamo attrezzando, certo il passaggio fondamentale avverrà comunque a valle dei tavoli prefettizi. Noi abbiamo trovato una macchina che ha funzionato bene sul 75% di frequenza media, c'è da vedere se sia necessario apportare qualche correttivo qualora tutte le scuole si avvicinino ad un 100% effettivo. Ma questo lo vedremo questi giorni e certo, ripeto ancora, l'indicazione vincolante per noi resta quella che emergerà dai tavoli prefettizi. Noi lavoriamo in assoluta sinergia, Regione Abruzzo, TUA che rappresenta la principale azienda due terzi del trasporto pubblico abruzzese e anche gli istituti scolastici con cui ormai con alcuni dirigenti ci scambiamo anche WhatsApp di sera per sapere tutte le novità. La collaborazione è assoluta ed è stato il modo per far sì che in Abruzzo si ripartisse in sicurezza con le scuole senza il problema dei trasporti che invece hanno avuto altre regioni. Anche se è ancora un po' presto, state già pensando al prossimo anno scolastico a settembre, quando probabilmente si andrà verso una quasi normalità? Allora, molto dipenderà, come è successo in UK, dall'andamento dei vaccini, dal grado di immunizzazione, però noi ormai abbiamo tarato una macchina organizzativa su almeno 4-5 modelli che variano in base alla percentuale di frequenza nelle scuole e alla percentuale di riempimento dei mezzi. Quindi abbiamo un sistema che prevede bis interni, corse effettuate da noleggiatore NCC e l'apporto è variabile a seconda l'andamento di queste due variabili. Certo, nel caso in cui vi sia una frequenza a scuola al 100% o vicino al 100% e vi sia permanga il limite del 50% di sedute, lo scaglionamento di orario sembra l'unica soluzione. La cosa, la posizione espressa, che secondo me è quella di buon senso, insieme all'andamento, o meglio all'aumento della percentuale di frequenza nelle scuole, aumentare anche la percentuale di caricamento sui bus. Quindi l'ideale sarebbe passare ad un 80% come prima.